lavori pubbliacqua nella zona di Ponte Vecchio a Firenze dal 29 gennaio al 12 febbraio. In questa fase i lavori interessano il tratto compreso tra via Guicciardini, Ponte Vecchio e via dei Bardi. Prevista per 2 settimane la chiusura della direttrice via Guicciardini-via dei Bardi, in pratica chi arriva da via Guicciardini diretto a San Frediano deve svoltare in borgo San Jacopo o via Barbadori. I mezzi di dimensioni limitate possono utilizzare anche l'itinerario piazza Santa Felicita, via Stracciatella, Costa del Pozzo, vicolo del Canneto, piazza Santa Maria Soprarno e poi riprendere via dei Bardi verso San Niccolò. Fino al 7 febbraio, inoltre, per operazioni collegate ai lavori in zona Ponte Vecchio, in vigore la chiusura di piazza Nazario Sauro all'angolo con via dei Serragli, dove sarà effettuato anche un ripristino temporaneo in asfalto della pavimentazione deteriorata in attesa del rifacimento definitivo già pianificato da Palazzo Vecchio. Per la mobilità si segnalano la chiusura dell'ultimo tratto di via di Santo Spirito e della svolta da Borgo San Frediano a via dei Serragli, mentre resta aperta la svolta verso Ponte alla Carraia, ma soltanto per i veicoli inferiori ai 35 quintali. Per istituire un itinerario alternativo di uscita dalla zona, in via di Santo Spirito viene revocata l'area pedonale e invertito il senso di marcia in parte della stessa via di Santo Spirito, così come sulla direttrice via Mezzetta, via Sant'Agostino, verso via dei Serragli. Per accedere al quadrante, gli autorizzati ZTL possono utilizzare l'itinerario da Porta Romana o da Piazza Tasso. I veicoli autorizzati provenienti da Borgo San Frediano e diretti verso via Maggio, San Niccolò, potranno utilizzare anche l'itinerario Ponte alla Carraia, Lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, piazza Frescobaldi, via dello Sprone e da qui riprendere il percorso via Guicciardini, piazza Santa Felicita. Per entrambi i lavori sono previste deviazioni per le linee ATAF numero 6, 11, C3 e D.